Liberi.tv, Riccardo Cristiano. Siamo insieme a Francesco Nicastro di Suoni e Danze Popolari del Sud, giusto? Sì. Benissimo Francesco, io volevo chiederti una cosa. Siamo anche a San Pietro Apostolo in occasione del concerto di Mimmo Cavallaro, del Taranta Project, anzi no, è Taranta Project. Abbiamo parlato prima insomma dell'intervista, di come nasce la tarantella, più che altro di queste contaminazioni e di come è sentita qui in Calabria, nelle varie parti della Calabria, giusto? Sì, la tarantella, come dicevo prima, è una nostra danza popolare molto diffusa e c'è da dire che ci sono tante tarantelle ballabili e suonabili in Calabria, per cui è errato pensare che la tarantella sia una e chissà a quale fascia di Calabria appartenga, per cui ogni zona, ogni paese, se vogliamo, balla una sua tarantella sia come ballo e la suonano anche in maniera diversa da altri paesi. Detto questo, le tarantelle, come dicevo pure prima, annoverano pure le altre danze popolari del centro-sud, tra cui pizzica, ballerello, saltarello, per cui siamo molto imparentati con altri e noi ci interessiamo nello specifico di trasmettere i passi, la gestualità, le cadenze della nostra tarantella calabrese, se vogliamo essere sinceri, contaminando un po' anche sui passi, sulle movenze, perché è tutta evoluzione, per cui non potremo mai ballare come ballavano gli anziani, i nostri avi, eccetera, eccetera, e cerchiamo di trasmettere un po' la cultura popolare, che è fondamentale. Però nei giovani si vede, almeno su internet e anche su YouTube, molti video dove giovani ballano questi appunto balli popolari e li ballano anche con piacere, quindi piacciono. Sicuramente piacciono, perché secondo me la tarantella è un ballo di popolo. Ci si esprime liberamente, per cui non c'è necessità di maestri, non c'è necessità di regole, non è un tango, la si può ballare ovunque, perché come dicevo è nata nelle strade, nelle campagne, nelle zone rurali e allora la gente si sente più libera e non c'è nessun limite di età. Questa è la cosa più bella. E tra l'altro da questa parte abbiamo invece Celeste Iritano, che è una giovane, è una ragazza, e tra l'altro non solo la balli, la canti anche. Sì, canto la pizzica. Io da quando avevo 15 anni sono, diciamo, posseggo questa passione per la musica popolare in generale. Ho iniziato con il folklore calabrese per poi spostarmi dai 18 anni a questa parte alla pizzica salentina, vissuta proprio come passione interna. Sì. Come mai? Cioè una ragazza che comunque solitamente, tu avrai una ventina d'anni, non ti chiedo l'età perché una ragazza non si chiede, però solitamente ascoltano musica magari più commerciale o comunque musica leggera, se non addirittura discoteca, tu invece ti sei orientata verso una tipologia di musica e di ballo totalmente differente. Questa è una domanda che mi aspettavo, perché mi viene posta sempre. Come ti diceva Francesco, questo tipo di musica, la musica popolare, non ha nessun tipo di vincolo e quindi è proprio la tranquillità nel poterla esprimere come meglio si crede che ti spinge quindi ad amarla e a sentirla tua. Chiaramente sì, da calabrese canto la pizzica, questo è vero. Potrebbe sembrare alle orecchie e agli occhi di qualcuno una cosa un pochino strana, però io non la avverto così. Cioè, quando mi metto a cantare la pizzica, avverto che è qualcosa che mi appartiene. Tra l'altro Francesco prima, lo dico dietro le quinte, mi diceva che hai un dono, perché comunque la canti in maniera particolare, cioè pur non avendo diciamo quella lingua, eppure la canti in maniera particolare. Sì, in effetti, vabbè, il dialetto salentino si avvicina un pochino al nostro, al catanzarese. Probabilmente questo è anche uno stimolo in più, o anche una dote innata, come ti diceva Francesco. Io l'anno scorso sono stata in Puglia per la prima volta e quindi ho avuto la possibilità di toccare con mano una realtà che toccavo però guardando soltanto da uno schermo, quindi guardandola sempre con lontananza. Invece l'anno scorso mi hanno accolto anche con calore, fratellanza, e quindi questa è una cosa molto bella, positiva.
Dall'altra parte invece abbiamo, direi io, l'esperienza anche di una persona che comunque ha studiato a livello proprio culturale quello che è stata l'evoluzione di questa storia, che Celeste diceva viene ad esempio dalla Taranta Salentina, ma la storia proprio della Taranta, la parola Taranta. Io penso che lei sia più... Allora lo chiediamo a Celeste. Beh, diciamo che purtroppo a causa di questo evento mondiale che è la notte della Taranta, spesso si scambia la pizzica pizzica salentina per Taranta, quando invece la Taranta è soltanto il simbolo del ragno, e da cui vabbè poi deriva il tarantismo, quindi questo ballo della donna pizzicata dal ragno che in un vortice cerca di espellere questo veleno ballando. Quindi in verità è un errore chiamarla Taranta, infatti a me è una cosa che purtroppo inorridisce, però sì, si chiama pizzica pizzica, sì. Quindi la pizzica pizzica non è la Taranta, si rivolge a chi? Cioè, è cosa? La Taranta è il ragno, proprio la tarantola, sì. Che inietta. Anticamente si parlava di questo ragno che inietta il proprio veleno sia a donne che a uomini, e loro per espellere via questo veleno ballavano per giorni o anche per notti al centro di una ronda. La ronda è proprio un cerchio formato da musicisti che suonano il violino, il tamburello, che è lo strumento principe della pizzica, proprio per indurre la ballerina a ballare, e con questi colpi del tamburo lei, diciamo... Dovrebbe guarire? Cioè... Dovrebbe guarire, sì. Sì. È quasi una forma di esorcismo. Perfetto. Quindi si unisce una sorta di tradizione popolare a qualcosa che invece poi avvicina. Diciamo anche che ci sono differenze, penso, a livello culturale tra il Salento e la Calabria, anche perché comunque la Calabria forse non è abituata, non è pronta. Allora, io ho notato tantissima differenza tra la Puglia, già subito pronta ad esportare questo prodotto che ormai è diventato appunto mondiale, mentre la Tarantella, la Calabria, è rimasta ancora più chiusa. Cioè la tarantella è più difficilmente vendibile. Invece appena si dice pizzica o si usa questo termine taranta, subito si apre un mondo che lo avrei notato. Quindi sì, vabbè, somiglianze ce ne sono, perché tra l'altro siamo sempre fratelli, come diceva lui prima. Però sicuramente il ritmo più scandito del tamburo salentino è qualcosa che almeno personalmente mi prende di più. Da adesso in poi, siamo in estate, oggi è il 28, il 28, 28 di giugno, dove ti troveremo? Se uno volesse vederti da qualche parte. Allora, si spera nel Salento, perché oramai il mio cuore batte per il Salento, l'abbiamo capito. Quindi, vabbè, tolti gli impegni universitari, si spera di salire in Salento. Però io credo che il tuo futuro sarà sicuramente un futuro fatto di danze, di canti, e probabilmente esporterai anche al di fuori della Calabria quello che è questo dono, come dicevamo prima. Beh, questo lo speriamo tantissimo, infatti già siamo stati ospiti in Puglia, poi ci vorranno chissà Pescara, perché sai, le varie associazioni che si interessano potrebbero interessarsi anche a questo prodotto calabrese. E grazie magari alla nostra voglia di fare, alla nostra voglia di poterlo esportare, renderlo qualcosa non vendibile, perché non mi piace renderlo un qualcosa di commerciale, però dare qualcosa di tuo agli altri, questo sì. In questo caso diventa uno scambio, una contaminazione. Sì, sì. Quello che infatti noi lo vediamo sempre quando si fanno i seminari. Magari sì, siamo noi a dare qualcosa a loro, ma soprattutto ne usciamo noi arricchiti. Francesco, tra l'altro, mi diceva prima che vi troverete anche a Nocera Marina, giusto? Da qui a breve. Sì, come programma abbiamo queste serate a Nocera sul lungomare col gruppetto popolare formato da quattro elementi, dove noi presenteremo faremo gli stage brevi, diciamo, di Tarantella, e poi la serata cantata tutta in calabrese. Evidentemente poi lei, da buona salentina, oppure si manifesterà nel Salento, e questo avverrà il primo di luglio, una sera a settimana. Io vorrei concludere questa breve intervista chiedendo a Celeste una cosa: dove ti possono trovare, per esempio su Facebook ad esempio? Beh sì, su Facebook Celeste I Iritano con due I, questa è una cosa da sottolineare, e poi c'è il mio canale YouTube, ho anche il canale di Francesco Nicastro, Danze Popolari,
Ciccio Zen. Sì, questo come canale, come pagina Facebook, giusto? Facebook. Invece su YouTube? Su YouTube c'è l'Este Iritano per vedere appunto le mie performance in Puglia o anche qui in Calabria con diversi gruppi che mi hanno ospitato, come Zimbaria, Officina Zoè. Ok, perfetto. Quindi speriamo di vederti presto proprio noi dal vivo di Liberi TV, faccelo sapere, così veniamo volentieri, documentiamo questa tua evoluzione e chissà veramente che non ti vedremo magari cantare o suonare su qualche palco nazionale. Magari, si spera sempre, sì sì, sempre mantenendo però la purezza tradizionale. Quello ce lo auguriamo, lo auspichiamo sempre. Poi ovviamente noi si parla anche di trad innovazione, quindi perché no? Può anche avvenire uno scambio culturale come è già avvenuto in passato. Grazie a Celeste Iritano e a Francesco Nicastro per il tempo che ci hanno dedicato, quindi ci vediamo su internet, su Liberi TV e sui canali rispettivi Facebook e YouTube. Grazie.